Ciao a tutti amici di BCTV, buonasera, buonasera. Innanzitutto un saluto a Giorgio Torre che lo vedete inquadrato qui con me. Ciao Giorgio. Ciao Valerio, buonasera a tutti gli amici a casa. Allora, cosa è successo in questa domenica? È successo che in Lombardia di gare esordienti allievi maschi non ce n'erano mica, neanche donne a dire il vero. Allora, rispettando proprio il nome della nostra puntata, Tutti i colori del ciclismo, andremo ad affrontare più avanti altre categorie, la categoria della mountain bike con gli internazionali d'Italia di Nalle, o anche quella femminile con le gare di Premariaco. Poi ci saranno anche i giovanissimi che tanto successo hanno riscosso settimana scorsa. Ma noi ci siamo detti: ma perché invece non invitare una squadra a trovarci? Ed è qui con noi questa sera una squadra junior, è la Named Ferroli. Eccoli qua inquadrati tutti quanti i ragazzi. Io direi di partire a conoscerli, Giorgio, questi ragazzi, e direi, anzi, partiamo dal direttore sportivo, da Marco Peraboni. Innanzitutto, buonasera. Buonasera. Allora, direi, tanto per cominciare e rompere il ghiaccio, raccontiamo un attimino. Com'è andato questo primo scorcio di stagione? Avete corso anche lontano ultimamente, domenica scorsa a Casteldazzano, l'internazionale di Loano, ma com'è andata nel generale questa prima parte di stagione? La prima parte di stagione è iniziata bene, nel senso che non abbiamo ottenuto risultati di spicco, però comunque ci siamo sempre ben difesi durante tutte le gare. Abbiamo ottenuto qualche piazzamento nei 20 con i nostri ragazzi e col proseguo pensiamo di migliorare. Magari per gli amici a casa cerchiamo appunto di capire meglio come, appunto, qual è l'idea che è dietro questo team, qual è il progetto appunto che sta alla base di questa squadra, la Named Ferroli. Sì, la nostra squadra praticamente, il progetto è nato 4 anni fa e subito si è fatto un progetto di 2 anni di allievi, i 2 anni di juniores e poi puntare con i nostri ragazzi a fare i dilettanti e chissà magari anche il grande salto. Per ora quest'anno la squadra ha dimostrato in controtendenza con le altre squadre che praticamente ha fatto sia la categoria juniores sia si è cimentata quest'anno anche nei dilettanti. Categoria dilettanti, appunto, qui abbiamo soprattutto rappresentata, diciamo, la squadra juniores della Named Ferroli, ma qui con noi c'è anche un rappresentante della squadra dilettanti, Redi Alilai, che tra l'altro quest'anno ha anche già vinto e ha regalato già una bella soddisfazione alla sua società. Lui lo possiamo considerare bergamasco di Caravaggio da quest'anno in questa squadra. Nel frattempo possiamo anche vedere le immagini della tua bella vittoria e raccontaci un po' le emozioni di quella giornata. Noi c'eravamo e ti abbiamo visto davvero molto emozionato. Sì, quel giorno è stato molto bello, ma soprattutto perché era da molto che ero fermo, poi per la società, una nuova società, è stato anche un bel inizio Ricordiamo, per eravamo al Mito di Pioltello, giro dalle tre province, quindi una gara importante di spessore, una bella fuga che è andata in porto. Raccontaci un po' come era andata questa corsa. me. Sì, praticamente siamo partiti a circa 50 km dall'arrivo, con Azzolini e un altro ragazzo. Non ci credevamo tanto all'inizio, pensavamo che le squadre dei velocisti chiudevano, invece fino agli ultimi 5 km eravamo lì a poco e alla fine siamo riusciti a farcela per poco, ma ce l'abbiamo fatta. So che vieni da una settimana non facile, sei stato un po' influenzato, diciamo così, hai preso un virus e quindi sei dovuto star fermo. Ora ti stai pian piano riprendendo per il proseguo della stagione. Quali sono i tuoi obiettivi personali e quale gara che hai messo nel mirino? Sì, sono stato fermo questa settimana a causa febbre. Spero di recuperare in settimana per riuscire ad allenarmi bene e cercare di far bene per il Giro del Friuli che sarà in programma l'8 maggio. Possiamo quindi rientrare anche in studio dalle immagini e sicuramente siamo sicuri che Redi ci farà, regalerà ancora qualche bella soddisfazione. Lo speriamo per lui, ma io direi di tornare ancora un attimo dal DS Marco Peraboni perché magari di spiegare ancora un attimino come è stata impostata questa stagione. Non lo so, magari sono stati fatti dei particolari ritiri invernali e poi per capire quali sono un po' le priorità della squadra, quanto è importante magari l'equilibrio tra gli allenamenti e la scuola, qualcosa di questo genere, insomma. Ok, noi
quest'anno abbiamo iniziato la preparazione come la maggior parte delle squadre, facendo anche un ritiro. Siamo andati in Toscana vicino a Follonica. Tra l'altro dalla regia mi pare abbiamo delle immagini, direi sì. Di mandarle dalla regia un po' di... Queste le immagini della presentazione, scusi siamo... se ho interrotto, prego. Praticamente siamo stati giù a fine febbraio in ritiro in Toscana a Follonica, lì abbiamo finalizzato la preparazione che era iniziata a novembre e dopodiché praticamente siamo rientrati e la settimana dopo abbiamo iniziato la prima corsa che l'abbiamo fatta a Zanica. Tengo a sottolineare che questa squadra qui, diciamo che il primo spazio che dà è per lo studio a questi ragazzi, quindi prima lo studio e poi dopo arriva la bicicletta, perché è importante che abbiano una cultura comunque se non riescono a fare il grande salto. Quindi è una squadra che non mette fretta, insomma. No, è una squadra che lascia lavorare tranquilli questi ragazzi e non mette pressione né con i risultati né con carichi di allenamento che dispendiano molte forze. Cercando di preservare intendo. Quindi il passaggio alle categorie alle successive. Categorie superiori, sì. Ok, io direi di farle parlare questi ragazzi, magari comincerei da lui, da Davide se non sbaglio. Davide Calvi, giusto? Sì. Da dove vieni innanzitutto? Io abito a Trezzano Rosa, sì? E sono nato a Treviglio il 19 ottobre del 1995. Sei quindi uno junior del secondo anno. E tra l'altro qual è stata più o meno la tua storia ciclistica fin qua? Io ho iniziato a correre nelle categorie giovanili da G3 e la mia prima squadra è stata la Pagnoncelli. Poi successivamente sono passato al Cavenago e adesso sono qua in questa squadra. Ha detto prima il tuo DS che la scuola è importante. Levami una curiosità, tu che scuola fai? Io vado a scuola a Treviglio e faccio l'agraria. Agraria. Ma vai bene o vai male? Perché no, va bene, bene. Ah, vai bene? Sì, quest'anno allora, sì. Meno male, è molto importante e condivido in pieno quanto detto appunto dal DS. Io direi di passare anche dal tuo compagno a fianco, io me li devo segnare i nomi altrimenti non Christian. Me li ricordo. Christian Brambilla. Sì. Di che anno sei? Del 95. 95, quindi anche tu un secondo anno. E di dove sei? Sono di Seregno e sono nato a Mariano Comense, il 9 agosto. Ho iniziato a correre alla Salus Seregno da G6. E poi sono approdato alla Marianese e fino a quest'anno qua all'Anamed Ferradi. Tra l'altro mi hai detto prima di iniziare la registrazione che domenica a te la corsa ti è andata proprio male. Sì, che hai pagato. Sono caduto e quindi... Ma dove? Ti sei fatto male? Il braccio. Allora hai messo la felpa apposta sì, per coprire il tutto. E insomma, toglietemi una curiosità entrambi, com'è, velocemente, com'è nata la vostra passione per la bicicletta? Io prima giocavo a calcio e sono andato a vedere una tappa del Giro d'Italia e c'era Pantani che si riscaldava e in quella tappa mi ha regalato la sua bandana. E da lì basta, l'ho detto a mio papà inizia a correre in bici. E tu invece Dani? Io invece ho visto le foto di mio papà che correva e quindi da lì diciamo che è scaturito un po' il tutto. Tra l'altro capita spesso che sono colpa dei genitori, parenti e quant'altro, è sempre un mondo questo che sono tutti così. Chissà che un giorno riusciamo un po' a comunicare un po' bene questa passione per il ciclismo e di magari qualcuno che è là a casa di farlo iniziare a correre anche se ha qualche parente. Ma io direi di continuare, Giorgio. Coinvolgiamo anche Lorenzo Locatelli, presentati anche tu da dove vieni e qual è la tua storia ciclistica. Io sono Lorenzo Locatelli, sono nato il 16 settembre del 95, ho iniziato a correre da piccolino nella categoria G2 fino ad arrivare alla categoria juniores, che praticamente sono rimasto nella San Giulianese e ora sono qui alla Anamed Ferroli, sono molto contento. E anche per te com'è nata questa passione per la bicicletta? Io avendo mio nonno e mio zio che hanno il negozio di il ciclista Melegnano dove abito, ho visto là in vetrina una biciclettina e mi sono subito innamorato. Ma toglietemi ancora una curiosità, io
spulciato un po' sulle vostre pagine Facebook in questi giorni e mi è capitato sott'occhio un video, credo quando eravate in ritiro in Toscana all'inizio dell'anno, di uno di voi che impennava, faceva dei numeri in bicicletta. Chi era questo? Non so. Era lui. Ah, sotto, era io. Diciamo un equilibrista, un acrobazia in bicicletta. Diciamo che me la cavo. Ti vedremo magari un giorno fare anche, non so, BMX, no, trial, no. Solo strada. Strada. Solo strada, tra l'altro va di moda adesso. Una curiosità, lei cosa pensa del fatto che adesso va molto di moda il fatto dell'interdisciplinarietà, insomma, nella preparazione bisogna fare la strada, la pista, fuori strada. Come la vede, secondo me? Per curiosità mia, bro. Sì, sì, secondo me non è del tutto sbagliato. L'unica cosa è che bisogna dare degli spazi idonei per questi ragazzi per far sia la pista, sia BMX che altre attività. Purtroppo, come le ripeto, i ragazzi in questo periodo, in questa età qui, sono abbastanza impegnati già con la scuola e fare tutte queste attività inizia a essere molto pesante. Però io direi la strada avvicinata con la pista, tant'è vero che noi l'abbiamo fatta quest'inverno con Locatelli, e abbiamo fatto anche del ciclocross con un altro atleta, comunque diamo lo spazio per assemblare più discipline, diciamo. Io non sono d'accordo, diciamo, in linea di massima su questo punto. Davvero interessanti le parole dette appunto questa sera, dunque un buon equilibrio tra sport e scuola, interdisciplinarietà, direi un bellissimo progetto quello appunto dei junior della NAMED Feroli. Io direi adesso di andare avanti nella puntata, sono abituato a guardare quella telecamera, invece adesso devo guardare questa telecamera. Allora perché? Perché adesso arriva il punto della rubrica che racconta le 5 cose più belle della settimana. È riservata un po' ai bergamaschi e abbiamo parlato di fuoristrada. Beh, ci sono delle notizie, qualcuno è riuscito a entrare nella FiveUp. Ecco la sigla. Quinta posizione della nostra Five Up settimanale per una notizia che ci è particolarmente piaciuta. Il prossimo 1 giugno, un sabato, San Pellegrino Terme ospiterà una tappa del Giro d'Italia in bike. Con l'impegno di Promo Eventi Sport, dopo il Giro dei Professionisti, sbarca in Valle Brembana una manifestazione che ha anche una grande valenza sociale. Un evento giovane, ma che non manca di energia e innovazione. Occasione per vedere da vicino campioni del paraciclismo come Alex Zanardi. Al quarto posto il biker aerobico Oscar Lazzaroni, capofila di una proficua spedizione bergamasca dei biker in terra bresciana per la Monticelli Bike, prova di Brescia Cup, dove si sono messi in vista numerosi giovani. Ma tornando ai più grandi, l'atleta della VR Compositi ha vinto la classifica assoluta, dimostrando ancora di avere tanta voglia di pedalare. Terza posizione per il dilettante Davide Villella del team Colpack, che sta impressionando ancora per costanza di rendimento in tutte le gare di alto livello. Finora poco fortunato, non essendo riuscito ancora a centrare il successo. La sua bestia nera nell'ultima settimana è stato Zordan, che lo ha beffato per 2 volte nei metri finali, prima in Toscana e poi a Collecchio. Scommettiamo che a breve romperà il ghiaccio? Secondo posto per lo junior Lorenzo Rota, che sulla scorta del buon piazzamento all'Internazionale di Loano e della convocazione azzurra per il Giro dell'Istria, domenica scorsa ha raccolto un altro importante secondo posto a Biella, battuto solo dallo sloveno David Perr. Nella stessa gara ben si sono comportati Guizzetti e Terruzzi del Giorgi e Bresciani della LWF. E la prima posizione della nostra Five Up per la splendida doppietta messa a segno dal duo della TX Active Bianchi, formato da Oscar Vairetti e Giorgio Rossi, rispettivamente primo e secondo nella gara allievi di Nalles, nell'ambito degli internazionali d'Italia Series MTB. Una prova di forza che lascia ben sperare per i prossimi importanti impegni. L'avevamo promesso ad inizio puntata, immagini dagli internazionali d'Italia di mountain bike, però abbiamo visto anche gli under 23 sabato in corso a Collecchio e le gare femminili di Premariaco. Allora direi di andare a vedere tutti uno dopo l'altro i servizi.
La campionessa d'Italia Eva Lechner e il campione di Germania Manuel Fumic. Firme prestigiose sulla Marlene Sunshine Race, prima prova degli internazionali d'Italia Series che hanno messo a confronto sui sentieri di Nalles alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale della MTB. Partiamo subito dalla Bolzanina, che entra nella storia di questa manifestazione conquistando la quarta vittoria personale. Nessuno ha fatto meglio di lei. Dopo aver vinto l'Eliminator del sabato, l'atleta della Colnago Sud Tirol si è ripetuta domenica nella gara cross country contro avversarie fortissime. Subito davanti a scandire il ritmo la Lechner. Nei primi due giri seleziona il gruppo e mette alla frusta anche la slovena Klemenčič, sfruttando soprattutto i tratti tecnici del tracciato di gara e sferrando l'attacco decisivo in discesa. Eva Lechner si è presentata quindi tutta sola sul traguardo. Seconda, Blaža Klemenčič, poi terza, Elisabeth Tosl, quarta, Sabine Spitz e quinta, Aleksandra Davidovic. Bene è andata la campionessa italiana Under 23, Serena Calvetti, settima, subito davanti alla compagna Daniela Veronesi. Ma sentiamo la gioia della Lechner. È molto importante per me perché correre in casa è sempre una cosa bellissima e poi se si riesce anche a vincere, sì, è fantastico perché posso far vedere a tutto il mio pubblico quanto forte riesco ad andare, per quello sicuramente è una bella cosa. Stesso copione per la gara maschile degli Elite con il tedesco della Cannondale Manuel Fumic che fa ben presto la differenza nei passaggi più tecnici. Ha provato a tenergli testa il promettente neozelandese Anton Cooper, campione mondiale juniores nel 2012, ma Fumic ha dimostrato di essere il più forte. Splendida condotta di gara e nel finale ha staccato tutti e è arrivato tutto solo sul traguardo. A 40 secondi Cooper, poi l'eterno Miguel Martinez, terzo. Il migliore degli italiani è Luca Braidot, quinto, davanti a Martin Guyan della Bianchi. Sfortunato invece Gerhard Kirschbaumer, solo dodicesimo, ma rallentato da un problema alla sella quando era terzo. Nelle categorie giovanili, tra gli juniores, successo di Gioele Bertolini davanti a Federico Barri, mentre tra le ragazze ha risultato l'ottima Greta Weitheiler davanti a Aigle e Colomb. Appena fuori dal podio le bergamasche Serena Tasca e Chiara Teocchi. Tra gli allievi, secondo anno, straordinaria doppietta della Tix Active Bianchi con Oscar Vairetti e Giorgio Rossi, davanti a Stefano Sala ed altri due promettenti orobici come Nicola Zanoletti e Luca Maurici. Al podio anche l'esordiente Katia Moro e l'allievo primo anno Nikita Oleksenko. È stato il duello più avvincente della settimana, Andrea Zordan contro Davide Villella. E come martedì a Castiglion Fibocchi, anche sabato a Collecchio, sul traguardo dell'internazionale trofeo Edilci, è stato il veneto della Zalfa ad esultare, vincendo in rimonta allo sprint sul bergamasco della Colpac, ancora alla ricerca del primo guizzo stagionale. Terzo, il trentino Luca Benedetti della Bedogni. Al via 195 concorrenti, ci sono le migliori formazioni italiane ed una folta rappresentanza straniera. Spettatore d'eccezione tra gli altri anche il campione di casa Vittorio Adorno. Dopo qualche tira e molla, al sesto giro nasce una fuga interessante promossa da 5 corridori: Chinello, Zambon, Maestri, Greselini e Leonardi. Poi Maestri va in difficoltà, mentre al comando si agganciano anche il bergamasco Paolo Locatelli, Samuele Conti e Cardinali. Prima della seconda ascesa al GPM di Segalara rientrano anche Cecchinella, Bocchiola, Gazzara e Capillo. Ma il gruppo è ormai vicinissimo, tirato in salita da uno scatenato Villella. Grandissima selezione e nel finale si rimescolano nuovamente le carte, con il gruppo dei migliori tornato compatto. Qualcuno ci prova, ma alla fine, allo sprint, se la giocano in una decina. Parte lunghissimo Villella ed è ancora beffato da Zordan. Ma un finale molto duro, veramente. Io stavo bene, ho tenuto duro in salita, poi la squadra, come ogni domenica, mi ha pilotato al meglio qui negli ultimi metri. Villella ha anticipato, è partito molto lungo, intorno ai 500 metri, io ho preso la sua ruota e gli ultimi 100 metri l'ho saltato. La bruttissima caduta nel finale di Linda Fattori ha mutolito per un quarto d'ora il pubblico di Premariacco, quasi facendo passare in secondo piano la bella vittoria di Francesca Pattaro, servetto Futon, che da ottima cronowoman quale è, si è involata all'ultimo chilometro e ha chiuso con una manciata di secondi sul gruppo regolato in volata dalle due vecchie Fontana, Nicole Dal Santo e Maria Vittoria Sperotto, convinte erroneamente di avere vinto. Facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione alla sfortunata Linda e anche a Vittoria Reati. Alle sole immagini il commento degli ultimi metri.
Strada in leggera discesa, curva 90 gradi e 300 metri e poi via sempre dritti fino all'arrivo, anch'esso in discesa. Queste le caratteristiche degli ultimi metri della gara vinta dalla portacolori del Cesano Maderno, Martina Alzini, che, presa la testa del gruppo, non la molla più fino all'arrivo. Seconda la piemontese Elisa Balsamo della Vigor, accomunata dalla milanese Martina dal fatto di aver vinto come lei il tricolore su strada d'esordiente, senza contare i numerosi titoli nazionali conquistati da entrambe le atlete su pista. Completa il podio la veneta Chiara Bragato, atleta della vecchia Fontana, sempre presente negli ordini d'arrivo delle corse del Triveneto. Per i colori orobici, da segnalare infine il quarto posto della seriana Silvia Persico, portacolori della Valcar PBM. Terza vittoria consecutiva per la portacolori del team femminile trentino, Letizia Paternoster, che, da piccola cannibale, sta dominando questa prima parte di stagione andando a segno in tutte le volate disputate. Una maglia tricolore che continua ad onorare gara dopo gara. Anche sul traguardo di Premariaco, infatti, Letizia è sfrecciata per prima davanti ad un'altra bravissima atleta, la bergamasca Eurotarget Chiara Consonni, che settimana scorsa avevamo visto vittoriosa a San Bassano. Al terzo posto una ragazza poco conosciuta, ma da tenere d'occhio perché è già al secondo piazzamento stagionale. Si tratta di Giulia Bonaguro della Torre Vicenza Pink Bike. Bene anche Camilla Pedretti della Valcar PBM, quinta e miglior primo anno di giornata. Infine da segnalare diverse cadute proprio in prossimità dell'ultimo chilometro. E abbiamo visto all'inizio le belle immagini della mountain bike Anales, si è corso questa domenica anche la BMX, un piccolo cenno a Vigevano, circuito italiano, prima posizione tra gli elite dell'argentino Gelusini della Caravaggio, terzo posto per Cassanelli del team Le Marmotte e Loreto. Caravaggio a segno anche tra le donne grazie ad Esther Gatti. Questo è un appunto per completare appunto quella che noi diciamo tutti i colori del ciclismo, anche la BMX. Noi siamo arrivati un po' in chiusura di questa puntata. Ricordo che la puntata la potrete rivedere a Video Bergamo sul canale 85 del Digitale Terrestre, in replica il giovedì alle ore 14.30 e il venerdì alle ore 18.05. Tra l'altro mi scuso se settimana scorsa al venerdì non è andata in onda, questioni di palinsesto, la prossima settimana risolviamo. Però potete sempre ritrovare online questa puntata, ma soprattutto ritrovare i ragazzi junior della Named Ferroli che ci sono venuti a trovare questa sera. Questa è una puntata che davvero mi è piaciuta, spero di ritrovarvi ancora in futuro, non solo qua, ma soprattutto alle corse, chissà, magari anche vincitori, che magari vincitori, seguendo anche questa filosofia, forse sono anche vittorie che hanno un sapore diverso rispetto al puntare alla sola vittoria. Bene, io ancora ringrazio tutti voi di essere stati qua e a me non resta che dare l'appuntamento a settimana prossima. Allora, un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre. Arrivederci alla prossima. Calls your friend. You don't need a name today.
everybody. Everybody calls you friend. Yeah. You don't need an invitation. Kick off your show, come on in.